Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vari giorni la lettura del Vangelo ci ha fatto meditare sulla missione di Gesù, buon pastore, che ha ricondotto il gregge nell'ovile della pace, della verità, dell'amore e della salvezza. E Gesù ha insistito sulle qualità divine di questa sua missione. La Chiesa può essere tranquilla perché è nelle sue mani. In pascoli erbosi mi fa dimorare, mi fa giungere, e allora la Chiesa gode di ogni parola che Gesù ha pronunciato e si nutre del pane di vita ogni giorno del suo cammino. Non c'è giorno che non ci sia la messa, che non si ripete il sacrificio di Cristo che ha sofferto sul Calvario, la passione, l'agonia, la morte. E molti santi hanno vissuto intensamente questi momenti della vita di Gesù, si sono innamorati di Gesù proprio per la sua passione e morte. E insieme a Gesù, la madre di Gesù, il discepolo prediletto, quindi diciamo l'immolazione di vittima del Figlio di Dio perché venga il regno di Dio, buon pastore che guida il suo gregge. Ora Gesù sta insistendo sull'azione dello Spirito Santo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quindi Gesù deve aspettare perché noi possiamo capire, oltre la sua missione di pastore, quella della santificazione quotidiana per mezzo dello Spirito Santo. Noi siamo la Chiesa della fede, la Chiesa della speranza e la Chiesa della santità, cioè dello Spirito Santo che opera in ciascuno di noi. Noi siamo qui questa mattina, uno per uno, perché lo Spirito Santo ci ha spinto, ci ha fatto sentire il desiderio, magari il bisogno di incontrarci con Gesù, di ascoltare la sua parola, di ricevere la comunione eucaristica, e tutta questa preparazione è opera dello Spirito Santo.
Io lo definisco il grande sconosciuto, perché di Gesù, sapendo la vita terrena, abbiamo dei riferimenti storici, concreti. Nello Spirito Santo abbiamo l'unico momento eccezionale, quello della Pentecoste. 5 settimane passano e viene sul Cenacolo, su Maria e gli Apostoli e i Discepoli, proprio lo Spirito Santo, sotto forma di lingue di fuoco che incendia l'anima di questi che fino a quel momento erano rimasti un po' in ombra, fatta eccezione della Madonna, di San Giovanni. Ecco allora che lo Spirito Santo porta attraverso le terribili vicende umane, voi non dimenticate tutte le persecuzioni che ci sono state nella Chiesa, ogni credente è provato, specialmente nei primi 3 secoli abbiamo avuto centinaia di migliaia di martiri, la grande Roma, la capitale dell'impero, accoglieva tanti cristiani e questi ovviamente erano messi alla prova ogni giorno. Il Circo Massimo è il teatro di questi martiri così terribili e sanguinosi. Allora lo Spirito Santo verrà, e quando verrà Lui, che è lo Spirito di verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Quindi lo Spirito Santo apre il cammino storico e di salvezza alla famiglia di Cristo. Piccolo gregge, non temere, sarò sempre con voi fino alla fine del mondo. E c'è Gesù, nostro Redentore, e c'è lo Spirito Santo, nostro Santificatore. Dice Gesù che lo Spirito Santo lo glorificherà, perché prenderà da quel che è mio, dice Gesù, ve lo annuncerà. Prenderà da quello che è mio. E aggiunge, tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Guardate come funziona la successione di azione dal Padre che manda il Figlio, dal Figlio che manda lo Spirito Santo, dal Figlio che ci annuncia la grandezza, la potenza, l'amore del Padre, allo Spirito Santo che ci conferma l'azione di vita e di morte, di risurrezione di Gesù. Avete capito come è intrecciata l'azione divina messa a nostra disposizione? Perciò quando diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, noi mettiamo subito alla base della nostra fede l'azione trinitaria. E io mi permetto di dire che il 90% dei nostri cristiani, di tutta questa verità che è alla base delle nostre verità, delle nostre consolazioni, anche della nostra speranza, poco conoscono. Ed è doloroso che la persona che ci ha amata più di tutti, che ha dato la vita per noi, è al margine della nostra vita cristiana, perché la pratica ammazza la grammatica. Se soltanto così teoricamente ricordiamo queste cose dal catechismo, troppo poco, non basta per reggere lo scontro contro le menzogne del mondo, contro la corruzione e il vizio del mondo che ci tende continuamente, perché noi siamo tutti dentro la stessa barca, insieme agli assassini, ai ladri, ai bugiardi, e dobbiamo stare attenti a non lasciarci
irretire, conquistare dalla menzogna o dalla indifferenza, no? Più della metà dei cristiani sono indifferenti di fronte a tutto questo amore di Dio, perché se il Signore fa quello che io ho detto, lo fa perché ci ama. Non siamo grandi eroi noi, ci sono gli eroi, ma la maggior parte dei fedeli dormicchia, galleggia appena. Preghiamo la Madonna, affidiamo alla Madonna la nostra vita cristiana, il nostro compito di sacerdote, di padre, di madre, di figli. Anche i figli hanno dei doveri sacrosanti e nei confronti di Dio e nei confronti dei genitori. Quindi come corrispondere da parte dei giovani all'amore, alla fede inculcata e trasmessa dai genitori? Questo è un problema attuale, un problema di tutti, perché ognuno di noi appartiene in qualche modo a un nucleo umano che è la famiglia o a una comunità religiosa in cui sono consacrati a Dio. Allora la Madonna ci occorre, abbiamo bisogno di averla sempre vicino, di poter ricorrere a lei ogni volta che il demonio bussa alla nostra testa, al nostro cuore, e che il mondo ci trasporta, tenta perlomeno di ritrasportarci nel vizio e nel peccato. San Paolo, l'avete sentito, quando arriva ad Atene dice ai suoi collaboratori di tornare perché ad Antiochia, perché lui si deve fermare lì ad Atene, c'è Timoteo, l'amato suo discepolo, e c'è Sila. Allora lui incomincia ad annunziare Gesù dicendo: ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, perché passando nell'Areopago ha visto una statua di divinità sotto cui c'era scritto al Dio ignoto. Quindi voi adorate un Dio che non conoscete, ve lo annunzio io, vi dico io chi è questo Dio che voi non conoscete. E spiega tutte le verità della fede cristiana. Alla fine dice che Dio ha salvato l'umanità per mezzo di questo uomo che è risuscitato. Ah, gli ateniesi, gente colta, istruiti, filosofi, che sulla natura, sulla persona umana hanno approfondito ogni aspetto, quando hanno sentito che è risuscitata dai morti, sono rimasti delusi. Dice: ma questo allora non sa quello che dice, non è possibile che un uomo risuscita dai morti. E invece Paolo parlava dicendo la santa verità della risurrezione di Gesù. Perciò egli stesso afferma in un altro punto: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Comunque, in quelle circostanze, nonostante che la maggior parte gli hanno detto: vabbè, ti ascoltiamo un'altra volta, come per dire, va, racconta da un altro lato queste cose, però alcuni si convertirono. Damaris, Dionigi, membro importante dell'Areopago, che poi scriverà anche delle cose molto belle sugli angeli, sui santi. La Chiesa comunque, quando si affaccia a ripetere, ad annunziare la verità di Cristo, sa di rischiare, ma sa anche di conquistare. Gesù gli ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, però hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Ecco la Madonna, dall'immenso silenzio. Maria è come un'ombra silenziosa vicino a Gesù, poche cose. Dobbiamo essere grati a San Luca che ha raccolto dalle labbra della Madonna la storia dell'incarnazione, della infanzia di Gesù e della Sacra Famiglia. Io sono
veramente grato a San Luca, altrimenti sapremmo ben poco. Invece abbiamo bisogno di sapere il ruolo immenso, grande, che adesso piano piano nei secoli sta venendo fuori, la dichiarazione dei dogmi straordinari, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione di Maria, sono dogmi dichiarati di recente, e andremo avanti. Le generazioni che succederanno a noi avranno ancora più grandi note su questa grande regina del cielo e della terra. Eleviamo a Dio la nostra. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Santa Caterina da Bologna, sei damina d'onore di Margherita d'Este. Qui sono letterati, scultori ed architetti. In questo ambiente d'arte divieni tu pittrice, scultrice, musicista e valida scrittrice. Alternativamente cucini e lavi i piatti, rammendi e stiri i panni con gioia e nel silenzio. Un altro, Corpus Domini, nome del monastero, devi fondare tu dentro la tua Bologna. Fra l'altre c'è tua madre, anch'essa assai devota. In 5.000 versi descrivi la passione, la croce e il tabernacolo, la messa e la preghiera, il canto della lode intesse la giornata. Geniale creatrice di nuovi inni sacri, con vena musicale fai belle liturgie. La penitenza muti in consolante offerta, la pace e l'umiltà in lieta convivenza. Si parla di miracoli che Dio concede a molti per tua intercessione e tante conversioni. L'amore di Gesù in estasi contempli e t'arricchisce Dio di spirito profetico. Accorre gioventù in cerca di virtù, a tutte spieghi bene, la santità è la meta. Hai solo 50 anni e l'angelo già viene, è l'ultimo tuo sì.